Vediamo quali sono i titoli dei quotidiani nazionali di oggi, partendo dalla prima pagina di Repubblica. Clima, giorno di guerriglia a Parigi, accordo Unione Europea-Turchia sui migranti, calpestati fiori e candele per i morti, Hollande, scandaloso Renzi, Liz non si batte con i muscoli, il caso, il nuovo club degli inquinatori e poi l'analisi. L'Europa senza passione. Al centro pagina la fotonotizia, Francesco apre il giubileo a Bangui, scortato dai caschi blu, il Papa alla porta d'Africa, basta odio, le idee, il cuore in periferia. E ancora la scienza, l'archivio del DNA che ci aiuterà a guarire, il primo sì del Parlamento per disegnare la mappa dei nostri genomi. E ancora proseguiamo con il punto a firma di Stefano Folli, Matteo Leni e la Casa Bianca e poi le mappe, non chiamiamo più grillini i 5 Stelle. Infine a fondo pagina sesso e politica, i segreti di Vatilix e poi l'inchiesta in Trentino, Emilia e Lombardia, le buste paga più ricche d'Italia, in testa c'è Milano, al sud meno il 30%. Ora lo sport, il campionato, disastro Roma, Garcia a rischio, ma io resto, Juve, altra vittoria, Lazio KO a Empoli, oggi Napoli Inter. Andiamo avanti e leggiamo la prima pagina del giornale. Sfregio ai morti di Parigi, ma l'ISIS non c'entra. Disordine al vertice sul clima, più di 200 gli arresti. No global, ecologisti devastano la piazza memoriale della strage. Hollande indignato e nei sondaggi la Le Pen vola. Allora, centro pagina anche qui la fotonotizia, l'anno santo inizia da Bangui, il Papa apre il giubileo nero, la scelta strategica, l'Africa di Francesco non è una cartolina ma un calcolo politico. Tira già aria di manovra bis, Padoan getta la maschera, i conti non tornano e il governo usa l'emergenza terrorismo come alibi. Proseguiamo e leggiamo la prima pagina del Corriere della Sera. Gli scontri e l'offesa alle vittime. Parigi danneggiati i fiori per i morti del 13 novembre. Hollande scandaloso. Il vertice sul clima, la manifestazione erano vietate. Oltre 200 fermati. Le Pen vola nei sondaggi. Due capitali non fanno una nazione. Roma-Milano, l'Italia. Questo è l'editoriale a firma di Ernesto Galli della Loggia. Al centro pagina anche qui la fotonotizia, il viaggio in Africa, no alla paura dell'altro, Francesco ha aperto la porta santa. L'Unione Europea accelera sull'ingresso della Turchia, il leader accordo sui migranti, Renzi, non chiudiamoci in casa. E ancora proseguiamo in taglio basso. La curiosità può regalarci un universo, la fisica, Einstein è un padre che chiese a sua figlia come definiresti il nulla. E poi economia e politica, parla Ghizzoni, Unicredit, il piano della svolta, il retroscena, una lista civica per Sala Sindaco. Andiamo avanti e concludiamo con la prima pagina del Fatto Quotidiano, PIL sballato, colpa del califfo, alibi, Padoan evoca il terrore ma le sue previsioni erano già smentite prima di Parigi. E ancora stiamo sempre a Parigi, il presidente Hollande dice scandalosi quei cortei, che brutto clima per Hollande, botte cariche e arresti in piazza. Terrorismo, vicepresidente Movimento 5 Stelle della Camera Di Maio, mai in guerra e basta con emiri coinvolti. In taglio alto un altro viadotto in Sicilia, inclinato e chiuso dai carabinieri, viene riaperto dall'ANAS. Tutto normale e vogliono fare il ponte sullo stretto. Al centro pagina storia di Copertina, la gestione della sicurezza è il più grande esercito privato al mondo con centinaia di migliaia di uomini ingaggiati, stipendi alle stelle, ma in Italia è vietato e c'è chi rivela oggi il migliore cliente è l'ISIS, professione mercenario. Migranti, 5 anni tra vita, sogni e speranza. Con questa notizia si conclude la rassegna stampa di oggi, grazie.